tutta una serie di ragioni che poi verranno enucleate nel corso della serata. Chi abita in questa regione apprezza tantissimo tutto i contenuti del tuo giallo, perché poi è un giallo glocal, l'ho definito io, nel senso che è apparentemente molto radicato nel territorio, nel tuo paese di origine che è Kakkuri, ma è una storia che va benissimo ovunque perché è globale. Ora, dovete sapere che se io conosco Olimpio Dalarico dall'anno scorso, lo devo in particolare a un amico che è un grandissimo promotore culturale. Sì, lui è poeta, è scrittore, però è soprattutto un promotore culturale, lo fa con la stessa passione che anima noi di MAG e noi di ALB, ed è Giuseppe Gervasi, al quale chiedo proprio un ritratto di Olimpio Dalarico. Ti fidi di utilizzare il microfono di un bergamasco? Sì. Beh, buonasera a tutti, no? È una bella serata questa. Beh, il ritratto di Olimpio innanzitutto è un amico, e ci siamo conosciuti, ci siamo visti 2 o 3 volte, però non lo so, notate quell'empatia quando tu è come se conoscessi una persona da sempre. È venuto ospite a Gente di Calabria ed è stata una puntata come se eravamo al bar, talmente bella che è nata subito un'amicizia particolare. Olimpio è da 20 anni più che a Bergamo, giusto? È un grande scrittore, e vi spiego cosa intendo io per grande scrittore. Un grande scrittore è uno scrittore che si valuta a 360 gradi, non quegli scrittori che si parlano addosso, e ce ne sono tantissimi. È uno scrittore, scusate se sono molto schietto, però è importante dire le cose come è giusto che si debbano dire. Premio Strega o non premio Strega, io ci credo proprio, ci credo poco ai criteri di valutazione, quindi diciamo che il fatto che non sia entrato nella cambia poco, è un grandissimo romanzo. In questo momento credo sia il romanzo più importante nel panorama, azzardiamo un po', calabrese, no, perché dobbiamo smetterla di pensare che Olimpio Dalarico, Domenico D'Ara, Aloe, Criaco, Cangemi e tutti gli altri che lentamente stiamo seguendo la scia debbono essere semplicemente considerati degli scrittori calabresi. Non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto con Corrado Alvaro e con tutti gli altri. Qui ci sono scrittori di livello nazionale, e il fatto che Ferruccio De Bortoli abbia indicato Olimpio al premio Strega significa che il livello è molto alto. È un romanzo particolare, è un giallo poetico, giusto? Un giallo poetico che si inserisce in una cornice meravigliosa che è Kakkuri, un piccolo paese ai più sconosciuti negli anni. Guardate bene, Olimpio è un esempio di quelle persone che se ne sono andate e che hanno fatto tanto per la Calabria. A me non piacciono i calabresi che tornano in estate e si limitano semplicemente ad evidenziare quello che non va. Bene, Olimpio Dalarico torna in estate e cosa fa? Organizza insieme ad Adolfo Barone e a Roberto De Candia uno dei premi elettorali più importanti del meridione d'Italia, che è il premio Kakkuri, inserito in una cornice meravigliosa che è il castello di Kakkuri. Kakkuri era un paese sconosciuto, e grazie alla penna di Olimpio Dalarico e grazie a questo premio è conosciuto in tutta Italia e anche oltre. Io ho letto a fondo Amori regalati e cosa rimane dei nostri amori. A lui piace, entriamo nella parte fuorviare un attimino i lettori, in questi libri non c'è nulla dell'amore. Non è un romanzo d'amore, è un giallo poetico. E cosa rimane dei nostri amori è soltanto, non è soltanto, è una musica che arriva dalla Francia, no? È una canzone che si perde nelle vie di Kakkuri, ascoltata da questo protagonista che arriva in questa casa. Però non vi anticipo nulla, perché il contenuto, se vuole, lo deve fare Olimpio. È un romanzo, un giallo poetico, perché i protagonisti sono i luoghi e soprattutto le persone che non ci sono più.
E c'è un grande passaggio dal due di bastoni a cosa rimane dei nostri amori. E secondo me questo romanzo è una storia che difficilmente si potrà trovare una storia ancora più bella, ancora più intrigante, perché ti prende per mano, ti accompagna, ti fa conoscere Calcuri, ma alla fine c'è un finale aperto. Un finale aperto sconvolgente, nel senso che è difficile, gli gialli a metà lettura tu ti rendi conto di quello che accade. Però in questo romanzo esce l'Olimpio Talarico. Se noi leggiamo un attimino la quarta di copertina. Certo. Volevo ricordare che è il primo episodio di una trilogia, quindi ci regalerà altri due episodi Olimpio. Iniziamo con un virgolettato. Ritornando a casa mi venne in mente mio padre, lungo le strade i posti chiamava. L'odore di umidità e di finocchietto selvatico, lo splendore soffuso del castello. Ecco la Calcuria a cui chiedevo conforto. Perché un paese, per quanto male potesse averti fatto, per quanto te ne fossi allontanato, era casa tua, il luogo della costruzione, degli affetti. Lo era stato tanti anni fa e continuava ad esserlo ancora. Una storia meridionale, il cui protagonista è Calcuri, un borgo calabrese che è un piccolo scrigno di ricchezze, ricchezze contrastanti, di asprezze e dolcezze insieme, con i suoi odori, i suoi sapori, i suoi colori e naturalmente i suoi misteri. Bene, c'è un passaggio particolare che mi è rimasto impresso. Per quanto un paese tu lo possa amare oppure ti ha fatto del male, io volevo far uscire il lato umano di Olimpio. Si riferisce al protagonista del romanzo, però io credo che si possa anche riferire un attimino a te, perché un giorno io, in quella che è stata l'ultima presentazione in Calabria, alla libreria Non c'è sta che legge dal Soverato, io ho chiesto a Olimpio cosa ti lascia Calcuri quando te ne vai e se un giorno tu vorresti tornare a Calcuri. Ebbene, la risposta di Olimpio mi ha lasciato un po', mi ha sconvolto, perché ha detto io non credo di tornare più a Calcuri, perché ho scoperto l'amore per Calcuri soltanto andandomene via. E questa è una frase molto forte, però attenzione, dice io me ne vado, però credo che ha fatto molto più lui per Calcuri che quelli che sono rimasti a Calcuri. Quindi quella frase, ti chiedo, si riferisce essenzialmente, principalmente al protagonista o è una frase autobiografica? Tu e Rosario dovreste saperlo, la scrittura è autobiografica. Io ho sempre paura di essere scoperto nei miei romanzi e un lettore attento lo fa. E io ho iniziato a scrivere relativamente tardi, sono partito da Calcuri che era metà degli anni 90. Il mio primo libro è stato pubblicato nel 2010. E la scrittura è stata una forma di risarcimento. Cioè io, abbandonando un paese, dovevo assolutamente celebrarlo in un altro modo. E allora nel 2010 pubblico questo libro, pochissime copie, una diffusione quasi, quasi locale. E, però stranamente, in un paese... Calcuri ha 1200 abitanti e faccio questa mia prima presentazione e c'era una piazza piena, c'erano 400 persone, a che io e Adolfo Barone ci siamo detti ma questa è una risorsa, così come anche voi siete una risorsa, cioè non è semplice trovare 50-100 persone dinanzi ad una presentazione di un libro e allora ci siamo detti dobbiamo fare qualcosa. E allora, due anni dopo, è nato il premio Calcuri. E io vi do solo qualche numero. 1200 abitanti. Abbiamo 400 iscritti che versano ogni anno dai 50 a 100 euro. Vengono distribuiti in un paesino di 1200 abitanti dai 2 ai 3000 libri all'anno. Arrivano a Calcuri i più grandi autori della letteratura internazionale. Domani, mi sembra dopodomani, usciranno i nomi dei quattro finalisti, ma vi voglio fare un regalo, vi comunico. E Walter Bertroni, Renzo Piano, Alan Friedman,
e Bianca Berlinguer. Cioè, arrivano in un paesino di 1200 abitanti. E questo è nato, come dicevi tu, dal mio senso di colpa, dal dover restituire al paese quello che mi aveva dato. Dal punto di vista della scrittura, la lontananza invece mi ha dato un altro punto di vista e mi ha dato la possibilità di descriverlo in maniera completamente diversa. Io ho nostalgia del paese quando sono fuori, ho bisogno di allontanarmi per vederlo da un altro punto di vista, ho bisogno della lontananza. E il mio secondo romanzo si intitolava proprio L'assenza che volevo, cioè l'assenza diventa una cosa necessaria per poter restituire. E arriva fino agosto e me ne ritorno a Bergamo. Lì inizio a scrivere e le storie che ho respirato a Caccuri. Rosario. Anticipiamo un po' i contenuti di giovedì della presentazione del tuo libro, perché ci sono inevitabilmente degli elementi comuni ai due libri e due romanzi. Cioè il fatto di parlare del proprio paese, lui Caccuri la chiama Caccuri, tu Benestare la chiami Motta, ma insomma siamo sempre lì, no? È un modo, secondo me, di narrare i luoghi del cuore, i luoghi che si conoscono bene, senza, tra virgolette, vergognarsi o comunque porsi il problema di essere considerati troppo localistici. È una narrazione che poi contribuisce a far conoscere la propria terra in una maniera diversa da come viene generalmente descritta, o sbaglio? Sì, certo, buonasera intanto, buonasera a tutti. Raccontare e raccontarsi, perché poi di questo si tratta ogni autore, è un po', almeno nelle sfumature autobiografico, raccontare il paese qui da noi, in Calabria, è un po' fare in modo che una storia si consumi nel rapporto tra il paese e il mondo. Corrado Alvaro diceva, parlando del suo paese, un ricordo di gioventù: il paese mi pareva grande, mi pareva tutto il mondo. Ed è nel rapporto tra il paese e il mondo che si consumano le storie che scriviamo. Ecco, mi ha colpito nel romanzo di Olimpio Tararico la bellissima descrizione che fa anche di Bergamo. Siamo nei primi capitoli. Parla di una cittadina adagiata su un colle, trova parole belle, intense, per descrivere Bergamo, dove, e mi piace anche la descrizione, la Bergamo bassa, dove Stromberg ha una popolarità che non tramonta mai. E poi parla del suo paese, che anche di fronte ad un avvenimento della grande storia, della storia importante, la caduta del muro di Berlino, sembrava fregarsene, sembrava condurre la vita di quelle esistenze dettagliate con una genialità, perché poi di questo si tratta, che in qualche modo riesce a identificare ognuno nel paese ha un'identità, nessuno è uno dei tanti. Questo rende grande anche il giallo di Olimpio Tararico, le descrizioni, e mi colpisce il tavolo di casa, il tavolo di legno, di noce, dove si consuma l'esistenza di una famiglia, dalla colazione alla cena, ma dalla partita a 3-7 ai compiti il pomeriggio. Sono scene che abbiamo vissuto nelle nostre infanzie di paese, e ritengo che questa storia avvincente sia veramente qualcosa di più di un giallo. Gli intrecci sono, so che io non anticipo nulla del romanzo, ci mancherebbe, ma è l'intrecciarsi delle tante storie che
danno vita ad un racconto bellissimo. C'è il parroco del paese, la vicenda del parroco del paese, c'è il paese e la festa del paese, la banda del paese, e la storia di tanti ragazzi e di uno dei protagonisti che consuma la sua esistenza per questa attività. Quindi il protagonista, che è un compositore, comunque fa riferimento alla sua esperienza nel proprio paese, alla banda. Leggendo queste pagine si scopre anche, per chi non lo conosce, un mondo anche interessante, quello della musica, quello delle composizioni che partono da un laboratorio, appunto, di una struttura del paese, e arrivano fino alle composizioni di un grande successo. È una bella storia, ma non sarebbe stato possibile scriverla senza Calcuri. E cosa rimane dei nostri amori? È una colonna sonora che sembra accarezzare queste pagine, ma diceva Giuseppe, no? È un libro che apparentemente sembra una storia d'amore, ma non lo è. Però si intravede tra le pagine un'immagine che rimane dei nostri amori, che va oltre il crepuscolo di un amore e della vita, oltre il tempo stesso, e sembra essere custodito in quei tramonti che descrive l'autore, sono lì allo stesso modo da decenni, da moltissimo tempo. E mi torna in mente l'orizzonte che osservo guardando dal balcone al mio paese, cioè il tramonto sembra sempre lo stesso e sembra raccontarti di tempi in cui tu non c'eri, sembra custodire appunto delle pagine non scritte di un tempo mai vissuto, la routine del paese che se ne frega della storia che va avanti, che si consuma con i suoi eventi grandi e sembra ripetersi nei secoli, e sembra che alla fine tutto torni in un modo così incredibilmente familiare, anche da parte di chi non l'ha vissuto. Cioè il paese è questo e tanto altro, ed è normale che noi, che siamo illuminati dai luoghi del cuore, i luoghi dell'anima, io definisco continuamente e irreversibilmente rimandiamo le nostre vite, i nostri scritti, tutte le pagine possibili che possiamo andare a scrivere in quello che è il nostro paese, perché parte della nostra anima, di quello che pensiamo e che in qualche modo cerchiamo di tradurre in pagina. È una storia di paese, il paese è protagonista, ma è protagonista del suo rapporto con il mondo, perché dice bene Giuseppe, è una trama avvincente che può essere declinato ovunque, perché poi alla fine il paese non è solo un luogo fisico perfettamente identificabile, il paese rimane un luogo ideale. Io mi sorprendo sempre di una cosa, di come il libro possa diventare altro rispetto a quello che tu avevi in mente. Ne parlavo prima con il dottor Muglia, e io racconto sempre un episodio. Mi scuserai se ti nomino, se nomino Domenico Calabria, che oltre ad essere un animatore culturale di un certo livello è presidente del caffè letterario La Cava, salutiamo con grande affetto, è anche un carissimo amico. E io andai con l'altro libro al Circolo La Cava e
a un certo punto Domenico lesse una pagina che io avevo quasi dimenticato e tu a un certo punto ti sei commosso perché lui in quelle pagine ha rivisto qualcosa che lo toccava intimamente. Io dico sempre che il libro, nel momento in cui noi lo consegniamo all'editore, non diventa più nostro, ma diventa di quelli che lo leggeranno. E due giorni fa ero a Cirò, ospite di un gruppo di lettura, loro mi dicono sceglieremo dei brani, hanno letto dei brani che io non avrei mai scelto, eppure loro ritrovavano in quelle pagine un qualcosa. E quindi anche Rosario ha avvertito questo aspetto relativo al paese. Ti dirò di più, questo libro è stato nelle mani dell'agente letterario di Camilleri, e quindi siamo stati per pubblicarlo con Sellerio, sì, no? A un certo punto mi dice: le tue descrizioni sono bellissime, ma in alcuni tratti non hanno un'anima, completamente distante da quello che dicevi tu. Io sostengo quello che hai sostenuto tu, però il libro viene letto in maniera molto personale. Parlavamo del premio Strega, io lo posso dire, tanto qui non lo conosce nessuno personalmente, ma io il Colibrì non sono riuscito a finirlo, cioè l'ho iniziato, l'ho ripreso dopo un mese, non l'ho finito, eppure alcuni parlano di un capolavoro, e lo sarà sicuramente. Però, ritornando al paesaggio, per me il paesaggio è un modo per restare attaccato ad un luogo, per restare attaccato ad un posto. E ritorniamo al discorso della celebrazione di un posto. I personaggi sono tutti inventati, i luoghi sono veri. Io misuro anche, prima di iniziare un romanzo, studio anche i metri, studio anche prima dei personaggi, so dove è la casa, e studio i percorsi, perché ricordatevi, il lettore si rende subito conto se tu stai dicendo la verità o no, e devi raccontare cose che conosci. Rosario poco fa ha citato la parte di Bergamo, sono due pagine. Per me la descrizione di Bergamo è faticosa perché non la conosco, eppure metà della mia vita quasi è stata, come dire, bergamasca, eppure noi siamo quelli che ci siamo formati fino ai 15 anni, e quando io scrivo, inizio a scrivere e rivedo i miei primi anni, perché noi siamo formati lì. E facevo una riflessione proprio ieri o l'altro ieri, che sembrerà così campata in aria, ma quando io ritorno a Caccuri, mi sta succedendo negli ultimi anni, io ho un rapporto fortissimo con la morte, cosa che a Bergamo non mi succede. E mi chiedevo l'altro giorno perché capita questo, ma perché i luoghi mi ricordano le persone, perché non ci sono più i miei genitori, che ormai sono anziani, che fra poco non ci saranno più. E provo delle sensazioni completamente diverse. E a Bergamo mi sento più libero, però quando la devo descrivere faccio una fatica enorme. E i luoghi a me, a Bergamo, non dicono assolutamente nulla. Bellissima, Bergamo è una delle città più belle d'Italia, eppure per me non hanno un'anima. Io cammino per le stradine di Caccuri e rivedo un mondo, rivedo una storia, rivedo dei personaggi, rivedo degli amici che non ci sono più, rivedo le persone all'interno delle case. A me succede molte volte, scrivo a Caccuri, mi fermo perché ho delle difficoltà, a voi capiteranno di avere delle difficoltà, mi basta uscire. Sto riprendendo Il Due di Bastoni, che è il mio primo romanzo, perché l'editore mi ha chiesto di riprenderlo, e c'è una scena particolarissima in cui a un certo punto, questo è il bello dello scrittore perché può fare quello che vuole, c'è un personaggio che deve morire. Allora io scrivevo, come lo facciamo morire? L'infartino. E a un certo punto spengo il computer e vado in piazza, e in piazza raccontano la storia di un vecchio appuntato che io non avevo mai conosciuto, dei carabinieri,
che aveva dei problemi al fegato. E allora a Caccuri c'è una piccola zona di acque sulfuree e lui beveva 5 litri di acqua sulfurea. Io appena ho ascoltato questa storia sono ritornato a casa e ho riscritto la pagina della morte di quell'uomo. Ecco perché i romanzi nascono nelle piazze. Nel mio primo romanzo, nel ringraziamento che faccio nella parte finale, c'è la piazza. La piazza che è il luogo, io dico, dove è passato di tutto. Da lì a Caccuri arriva la gente che esce dalla chiesa, dal bar. E io per tanti anni li ho osservati, li ho studiati. Ieri mi hanno raccontato una storia bellissima dei primi comizi del 1947. Allora il nobile del paese sfida questo giovane comunista e lo chiama Gallo Spennacchiato. E lui nel comizio successivo dice: io sono il gallo che è stato nel pollaio di tua figlia. E quindi si raccontavano queste storie. E io le riprendo, perché poi prima o poi troverò il modo per raccontarle, per celebrarle. E io inserisco molte parole in dialetto, molte, non tante, ma alcune le inserisco, poi naturalmente non metto la nota con la traduzione, ma le scrivo in corsiva. Per me sono determinanti per due motivi. Uno, perché sono legate ad una storia, e poi perché sono musicali. E la parola equivalente in italiano non ha quella musicalità. Se dico, ci pensavo ieri scrivendo, sei brutta come una civetta, e non mi tornava, sei brutta come una cuccuvella, cioè mi dava quasi un'orchestra. Allora anche questo è un modo per celebrare una realtà. E a me non interessa nulla della difficoltà che possono avere a Verona, che possono avere a Bolzano, che possono avere a Roma, di interpretazione di quella parola. Non è un problema che mi pongo. Cioè la celebrazione di una lingua, la celebrazione di un posto, perché per me viene prima di tutto il resto. E ritorniamo alla risposta che avevo dato prima. Per me la scrittura è celebrazione di un posto, celebrazione di un luogo e descrizione di un luogo. E i personaggi importanti sono tutti personaggi inventati. Poi ce ne sono alcuni che con il romanzo non c'entrano assolutamente nulla e io li inserisco. Ci sono due pittori, a proposito della mostra di oggi, che sono relativamente famosi e io li ho inseriti nel programma. Ed è sempre un modo per celebrare gli amici, per celebrare un luogo, per celebrare delle conoscenze che hanno contribuito alla mia crescita. Poi vi chiederete: ma perché te ne sei andato? Apriremo un discorso molto lungo, un altro romanzo. Però lui dice Olimpio, scusami Gianluca, dice che non gli interessa di fatto come viene interpretato la sua scrittura, però la cosa che io noto sempre quando presentiamo i libri, per fare emergere il profilo umano dell'autore, io leggo, mi soffermo tanto sulla dedica. Qui non avevo trovato la dedica, poi a un certo punto mi dice: guarda bene che c'è. Bene, lui dedica questo giallo poetico, definiamolo così, giallo poetico, no? Ad una signora che aveva una pasticceria a Crotone. Lui dice: io sono entrato 10 anni fa in questa pasticceria, allora non conoscevo ancora i postumi del colesterolo, e mi vado a prendere una brioche con la panna e il gelato. Consegno 5 euro e poi c'è questa descrizione bella, dice: la signora tutta imbirloccata mi dice: aspetti un attimo, e tira fuori una copia del 2 di Bastoni. Dice: c'è una cosa più importante da fare. E ha fatto, stava leggendo il 2 di Bastoni. Lui a quel punto dice: ecco la grandezza di uno scrittore, no? L'umiltà, il non parlarsi addosso. Dice: io dedico questo libro a quella signora, anche se non l'ho più vista, e a tutti quelli che mi leggeranno. Avrebbe potuto dedicare il libro a chiunque, no? Io credo ognuno di noi, le dediche sono di grande importanza, però il gesto più grande che può fare uno scrittore è quello di dedicare il suo libro ai lettori.
Allora, proprio per confermare quella definizione del giallo poetico, c'è una parte che a me piace molto, e a un certo punto il protagonista, che ormai è diventato un musicista famoso, raccontiamo un po' la storia così, il romanzo inizia il 19 marzo del 1964, siamo a Kakuri, la festa di San Giuseppe, per cui per queste stradine strette come un intestino gira la statua, la banda, palloncini, mastazzuoli, feste. Però a 2 chilometri di distanza dal paese viene trovato un ragazzo scannato come un porco, e a pochi metri una zitella uccisa con modalità diverse, con un colpo di pistola, e la fidanzata del ragazzo scompare, e scompare per 28 anni. Il paese di cui parlavamo prima per 28 anni dimentica la storia, perché i nostri paesi sono così, cioè rimuovono ciò che dà fastidio, e quella storia dava fastidio. Dopo 28 anni vengono ritrovati i resti di questa ragazza, vengono ritrovati in una chiesa, e il prete accusa il padre del protagonista, per cui il protagonista, che abita a Roma, riscende a Kakuri per vedere com'è la situazione, per aiutare il padre, che in un modo o nell'altro c'entra nella storia. E allora c'è un posto che a me è molto caro, perché è la canonica del prete, che si trova a 10 metri dalla falegnameria di mio nonno, per cui era un posto che io da bambino vedevo tutti i giorni. Io andavo in questa falegnameria e vedevo la canonica, vedevo il prete. E allora è l'unica parte del romanzo in cui io cito mio nonno, che nel romanzo non c'entra assolutamente nulla. Ecco perché leggo questa parte, proprio perché conferma quello che dicevi tu, no? Un giallo anomalo, un giallo poetico. E allora Jacopo, che è il protagonista, va nella canonica, perché nella canonica qualche segreto c'è, e incontra Fortunata, che è la Perpetua. E allora c'è questa scena. Dice: mi fermai a guardarla mentre sciacquavi i bicchierini. Si girò e mi guardò anche lei, con una scontentezza la cui sostanza, chissà perché, pensai fosse stata coltivata nella nostalgia per un affetto mancato e per le premure che erano rimbalzate nelle pareti della canonica senza mai fermarsi, senza mai diventare corpo. Ma tu volevi bene a Don Marcello, le chiesi. Lei abbassò la testa, stava per dire qualcosa, ma manco un suono le uscì dalle labbra. E lui? Lui a te voleva bene, continuai. Fortunata alzò le spalle e non le abbassò per qualche secondo, quasi provasse piacere nel lasciare quella domanda sospesa. Pensavo a quanto gli affetti potessero essere energici e inarrestabili una volta chiusi nella riservatezza del proprio animo, e a quanto invece la forza di esprimerli e soprattutto di accettarli fosse esitante, impacciata. E mi chiedevo perché negli occhi e nei movimenti di Fortunata vedessi lo stesso scontento presente in quelle delle mie sorelle. Eppure la Perpetua mica aveva letto Madame Bovary, o il libro dell'inquietudine di Pessoa, o le poesie di Alfonsina Storni. I sentimenti, mi convinsi, erano capaci di rendere tutti consapevoli in ugual misura. E Fortunata, con le braccia lunghe, distese verso gli oggetti della sua stanza, impregnata di parole non dette, ne era amaramente al corrente e allungava il collo per seguire con invidia le esternazioni affettuose di Peppino Pitaro con i clienti della sua falegnameria. Il lettore si chiede: chi è Peppino Pitaro? Perché non è mio nonno. È mio nonno che io andavo a trovare e che aveva la falegnameria di fronte alla canonica. Per me questa è una delle pagine fondamentali del libro, ma in realtà non lo è. E il segreto è proprio questo, quello di riuscire a coordinare quello che è importante per te e quello che è importante per il lettore. E alla fine il lettore queste cose le comprende.
di questo si rende assolutamente, assolutamente conto. Perché quello che dicevamo prima, il lettore deve capire che quello che tu stai raccontando è vero e che tu stai raccontando delle cose che conosci. Se non le conosci assolutamente, non andrai da nessuna parte. E Amori Regalati ha avuto più o meno la stessa fortuna di questo. Editor della Mondadori, anche lì 6 mesi di attesa. Dopo 6 mesi mi dice: la parte ambientata a Kakuri è bellissima. Poi, siccome Amori Regalati era ambientato a Berlino e a Buenos Aires, lei mi dice: quando ti allontani da Kakuri si perde il pathos. Che è vero, ma per me era una ricchezza, per me era, come dire, un valore aggiunto. Per lei non lo era, non lo era affatto. Per cui, no, l'occasione forse l'ho persa io, ma io non mi lamento, dico sempre che la scrittura mi ha regalato delle possibilità e delle conoscenze veramente interessanti. Oggi, quando ci siamo visti, ci siamo abbracciati con affetto, rivedo Domenico sempre con gioia, con Rosario non ci siamo mai incrociati dal vivo, ma in maniera virtuale, ma è come se ci conoscessimo, perché la letteratura fa questi regali. Io ieri ho postato su Facebook una foto, perché me lo ricordava Facebook, ed era una presentazione che avevo fatto con Domenico D'Are, c'era anche il dottor Beraldi. Io dico grazie alla letteratura perché mi ha fatto conoscere delle persone sostanzialmente belle. Io racconto sempre un'altra storia. E 2 anni fa, al Salone del Libro di Torino, avevo uno zainetto. Poi io sono molto distratto e lasciai lo zainetto in uno stand e me ne sono ricordato dopo 2 ore. Io ero convinto di ritrovare lo zainetto, perché guardate, chi legge è sostanzialmente una gran bella persona. Le due cose, secondo me, camminano in maniera una vicino all'altra. Difficilmente uno che legge, infatti lo zainetto era lì, l'ho ritrovato con tutte le cose che c'erano dentro. E a proposito di quello che dicevi tu, inizialmente c'è questa amicizia fra gli scrittori e non c'è assolutamente invidia, perché ricordiamoci che se io ho successo, se Giuseppe ha successo, se Rosario ha successo, il vantaggio è anche mio. Se oggi c'è una letteratura calabrese che ha uno spessore e di cui si parla in Italia, quello è un vantaggio per tutti. Faccio un esempio che non c'entra nulla, ve lo dicevo prima, io riparto per tornare a Kakuri, passo da Pizzo per mangiare un gelato, ma andiamo in quella piazzetta e ci sono 10 gelaterie e lavorano tutti, perché fanno tutti un ottimo gelato. E a un certo punto ci sarà l'11ª, ci sarà la 12ª, e le cose devono funzionare così, cioè ci deve essere rete. Quando Domenico mi chiamò e mi disse: guardate, qua vogliamo fare un premio letterario a Mario Lacava, io non ho detto: caspita, un altro premio, e poi il premio di Kakuri. No, il premio Lacava deve andare avanti, perché se si parla del premio Lacava, poi si parla anche del premio Kakuri, e viceversa. E se noi lavoriamo con quest'ottica, guardate che riusciamo a fare grandissime, grandissime cose, altrimenti non ne veniamo fuori. Allora, io non sono Ferruccio De Bortoli per ovvi motivi, però stasera mi piacerebbe che Giuseppe e Rosario fossero formalmente investiti nell'appartenenza di questa nouvelle vague di scrittori calabresi. L'hai già fatto tu, grazie. Ma io tornerei un attimo indietro al rilievo che ti ha mosso l'editor di Sellerio sulle descrizioni che sarebbero prive di un'anima. E vorrei leggere solo l'attacco dei 3 capitoli consecutivi in cui Olimpio descrive le 3 sorelle del protagonista, Jacopo Iaconis. Che sono gli unici capitoli che non iniziano con una nota di olfattiva, di profumo. È vero. Poi ci penserà la nostra amica Simona Masciaga a sottolineare questi aspetti che
Simona è stata quella che l'ha letto dopo di me, immediatamente dopo di me, la prima a cogliere, diciamo, il mio appello all'importanza del tuo romanzo, e l'ha colto assolutamente in pieno. Allora, questo protagonista, tre sorelle, sono tutti figli di questo personaggio importante, Amilcare Iaconis, grande lettore, grande appassionato di letteratura, che chiama i figli con dei nomi collegati a delle opere letterarie. Scusa, lui sceglie anche la moglie in base al nome letterario. La moglie si chiama Beatrice e lei ne è consapevole, infatti dice: io sono convinta che più delle minne poté il mio nome. Era veramente, come dire, infatti lui, accusato dal prete, dell'omicidio, lascia dei segnali nei libri e vuole che il figlio riesca a trovare queste spie letterarie. Involontariamente hai fatto il lancio della serata di mercoledì, che sarà dedicata a Dante. Ringraziamolo così. Certo. Allora, mia sorella Anna Iaconis, soprannominata la Carienina, nacque il 15 ottobre, mentre a Caccuri le campane festeggiavano Santa Teresa d'Avila. A Cerenzia, a casa di una cugina, mamma sentì le prime spinte, che ancora non aveva appoggiato la tazzina del caffè alle labbra, e, dandosi una trocciuliata e non capendo se fossero principi di fitte, preoccupanti o normali colpi di assestamento, avvertì il fastidio delle mutande bagnate da un liquido caldo. Si mise una mano tra le cosce e chiamò papà, che come una sposa la prese dalle braccia e la mise subito in macchina. «Per carità, la mia prima creatura la facevo nascere in terra straniera!» Caccuri e Cerenzia in realtà si trovavano una di fronte all'altra, anche se di poco spostate, che per scrutarsi dovevano guardarsi storto. L'aria del bar e delle correnti dell'asilo arrivavano allo stesso modo, con identica forza o uguale dolcezza. Per il resto, due paesi parevano costruiti apposta per farsi dispetto. Qua c'è il campanilismo tipico, ma non solo della Calabria, anche in Toscana, anche in tanti altri posti. E andiamo a mia sorella Lucia Iaconis, soprannominata la Mondella. Nacque Settimina il 24 agosto, mentre papà si trovava lontano da Caccuri, a Benevento, per la festa di San Bartolomeo, a casa di un compare conosciuto tanti anni prima sui banchi di scuola. E forse, proprio per quell'assenza non voluta e momentanea, lei fu tra le figlie quella che più di tutte soffriva l'inquietudine dell'abbandono, nonostante esprimesse autorevolezza con un solo movimento di una mano. Diversa da Anna, aveva gli occhi verdi, come un fratello di mamma, labbra color vino e capigliatura impeccabile, perfetta per un catalogo di tinte da parrucchiere, sciolte chiome nere, un inopportuno capriccio per i tacchi alti. Le vie scoscese di Caccuri la tenevano in sospeso come canne attaccate dalla tramontana. Questa è la sorella più figa, diciamo. Andiamo alla terza. Vedi, anche questo, tu dici la sorella più figa. Io ho un'idea di chi è la, tra virgolette, la più figa, no? Però secondo me uno scrittore deve fare questo, cioè deve farti immaginare com'è il personaggio, ma non te lo deve descrivere totalmente. Certo. Per te è più figa lei, per me è più figa un'altra, non te lo dico. Arriviamo a Penelope. Mia sorella Penelope Iaconis, soprannominata la principessa, nacque nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, cosicché le stelle e i santi avevano già deciso per lei. Un destino beffardo le aveva consegnato un corpo squartato in due, un'anima fedele alle regole delle consuetudini e un cuore brigante, mai capace di fermarsi a riposare. Tutto succedeva mentre in casa c'erano più libri che rimpianti, anzi l'impressione era che i volumi si riproducessero come conigli, non in un allevamento intensivo. Ormai erano così tanti che a mamma, ogni volta che passava lo straccio per togliere la polvere, veniva il mal di testa. In mezzo a loro la mia sorella più piccola si muoveva con disinvoltura, pareva Caterina Pisano nella cucina della sua osteria, o Mastro Orlando tra mantice, incudine e ferro. Ecco, anche Caterina Pisano e Mastro Orlando sono dei personaggi realmente esistiti. Caterina Pisano aveva l'osteria e Mastro Orlando era il fabbro del paese.
È un modo per qualche voce, gratificare qualche voce, anche... no, qualche voce maligna dice che io nomino questi personaggi per poter vendere i libri ai parenti. Però non, forse non regge. Rosario, anche tu adotti questo espediente di inserire in ruoli non da protagonisti, ma comunque citi alcuni personaggi di benestare, perché poi alla fine è un modo anche per capire che l'interlocutore che incontri per strada ha anche un'anima, qualcosa che potrebbe andare al di là di quello che è l'aspetto più immediato, che ha più apparente. Sì, sì, alcuni personaggi, si capisco, Olimpio che utilizza questo metodo, che fanno parte, c'è il paese, quel paesaggio senza quei personaggi non sarebbe stato lo stesso, quindi in ruoli secondari magari guardando la trama dal punto di vista del lettore, ma non per chi scrive, ci sono quei personaggi, ci sono quelle donne, quegli uomini che magari tu non hai conosciuto perché sono vissuti il secolo precedente, ma c'è un ricordo che è ancora incredibilmente vivo, perché è vero che poi nei paesi ci sono queste dimenticanze, questi oblii di fronte a questioni importanti, però ci sono questi ricordi che ritornano come se fossero incredibilmente presenti e fanno parte di una sorta di memoria collettiva. E allora in un romanzo dove il paese è protagonista, quel personaggio deve stare lì, perché in quella via, sotto quel lampione, senza quella vecchietta non sarebbe stata la viuzza dove tu vai ad ambientare una scena. Sono assolutamente d'accordo anch'io. Nel mio romanzo ho inserito tanti personaggi realmente vissuti. Guarda, quando è uscito il romanzo, il Corriere della Sera titola Nostalgia calabrese nel romanzo di Talarico, no? In realtà io questa nostalgia che tutti mi riconoscono, io non la riconosco. O meglio, io non ho la nostalgia di Caccuri. Ormai vado a Ori al serio, 5 minuti, prendo l'aereo, arrivo a Crotone, mezz'ora e sono a Caccuri. La nostalgia, che io poi chiamo malinconia, dolorosa, è quella delle persone che abitavano quei posti e che non ci sono più. Quella è la nostalgia che fa veramente male, che poi ti dà, come dire, la voglia e il desiderio di descriverle e di raccontarle. Il paese, i nostri paesi cambiano pochissimo. Quando io ritorno a Caccuri dopo mesi, a parte un piccolissimo abuso edilizio, una finestra, non si nota nulla. Il castello è sempre lì che guarda, il ruscello che passa sotto, le rocce lì intorno. Io di questo non ho nostalgia, assolutamente. Le persone che non ci sono più e che con i miei amici ricordiamo sempre. Io ci pensavo l'altro giorno, un tempo, ma quando parlo di tempo, 20, 30 anni fa, 35 anni fa, ognuno svolgeva un ruolo nei paesi. E oggi sono diventati tutti dei generali. Cioè oggi tutti fingono di essere appunto dei generali e quindi perdono, per me, quell'aspetto letterario, lo perdono, così come perde letterarietà il racconto che oggi mi fanno. E io per 10 anni ho ascoltato e quello è diventato letterario. Se si avvicinano oggi e mi raccontano delle storie e mi dicono mi dà un suo libro, quello perde tutta la spontaneità. E io quella cosa non l'ho mai inserita nei romanzi. Invece ci sono dei fatti che io prima o poi devo trovare il sistema per inserirli. Ma del resto siamo nell'epoca di Facebook, no?
in cui tutti su Facebook sono manager, sono personaggi. Anche, anche. Cioè non c'è un operaio, non c'è un impiegato, non c'è un operatore ecologico, tutti sono manager di qualcosa. No, ma prima ognuno raccontava, raccontava la storia. Nel mio paese c'era quello con l'occhio storto che se ne stava lì e magari ti raccontava la storiella, c'era quello che era convinto di essere Furia e ogni sera facevamo il film di Furia, lui era convinto di essere un cavallo. E le cose per me sono bellissime, diventano lettere. La storia che racconto nel romanzo di Little Tony, no? È una storia bellissima che io difficilmente riuscivo a inserire nei romanzi. E arriva Little Tony e litigano ragazzi di Kakuri con ragazzi di un paese vicino, e uno di Kakuri prende le botte e quindi va dal padre, festa importante, un sacco di gente, e allora il padre gli dice: ma chi è stato? E allora lui gli dice: uno un po' scuro, basette lunghe, nere, la giacca a cinci anelli, cioè come... E allora lui, il padre, scende in piazza e in quel momento arriva Little Tony scortato dai carabinieri. Allora il padre non lo riconosce, quindi ai carabinieri chiede: Erillo, cioè lui. I carabinieri, pensando che facesse riferimento a Little Tony, gli dicono sì. Lui pensava che fosse stato preso quello che aveva dato le botte al figlio, quindi da due schiaffi a Little Tony. questo era un fatto che prima o poi nei miei romanzi doveva necessariamente esserci. E voi lo sapete benissimo, far piangere con i romanzi è una cosa, far ridere con i romanzi è una cosa difficilissima, è veramente una delle cose più difficili, più strane anche, perché non sai mai come il lettore reagisce dinanzi a queste cose. Parlavamo di odori, sapori, descrizioni. Lo facciamo con chi ha subito colto tutti questi aspetti del tuo libro, con una grande promotrice culturale, appassionatissima almeno quanto noi, Simona Masciaga. Simona, prendi il microfono. Quale microfono vuoi? Prendo questo del capo. Buonasera a tutti. Simona, metto dove mi metto? Vado sopra? Dietro di loro, ok, perfetto. Siamo tanti, bellissimo. Sì, io ho un brutto vizio, quello di leggere. E Gianluca mi offre sempre la possibilità di conoscere scrittori locali e non, calabresi e non, con cui condivido anche le idee, le critiche e quant'altro. Kakuri, questo è forse il significato della parola del paese, forse è il significato del termine, no? Del nome del paese. E mi ha incuriosito e sono andata su internet a cercarlo. Fantastico, io non conoscevo questo paese e è ben descritto nel romanzo. Un romanzo molto particolare per diversi aspetti, sia per come viene impostato dallo scrittore, il quale si dedica così sapientemente non solo alla scrittura, ma con una semantica così ricca che appare di ascoltare, di sentire i profumi di alici arriganate, i profumi di mustazzoli. Ad un certo punto, proprio nell'incipit del libro, lui dice: c'era l'odore così intenso per le strade. Quando Saverio Marrapoti venne scannato come un porco lungo la strada che Santofrasi portava a Zifarelli, l'aria profumava di origano così tanto da pensare che tutte le donne avessero cucinato alici arriganate. Questa è una cosa fantastica, sembra proprio di percorrere quella strada
quella via, in un modo, sentire proprio come capita spesso rientrando in casa, sali e senti al primo piano peperoni, al secondo piano baccalà e quant'altro. Lì sembrava proprio di essere in quel paese e sentire quell'odore. E lo stesso lo ha fatto andando avanti, parlando dei mostazzoni, parlando di altre cose. Il fatto di inserire parole dialettali non è una novità nella letteratura, perché anche Camilleri lo ha fatto, ma gli scrittori locali, quelli proprio che hanno la vita dentro, la vitalità interna proprio della la cosiddetta territorialità insita, bisogna dire che usano questi termini perché danno senso più vivo a quello che vogliono dire. A Siderno non piove piano, a Siderno Zaccalia. A Siderno non vai verso giù, verso la marina, ma vai per giù su. Questi termini così scritti, così raccontati, permettono di dare più vitalità e più veridicità al testo stesso. È una scrittura raffinata la sua, una scrittura elegante, è sono dei racconti fatti con amore, fatti con intensità. Il fatto anche di dedicare una piccola parte poetica alla descrizione delle tre sorelle vuole indicare il fatto che egli stesso vuole come sublimare la presenza delle sorelle, dare una dimensione proprio poetica, anche se francamente piuttosto che la carestia, il capitolo 28 della carestia del Manzoni, io avrei scelto qualcun altro. Comunque va bene così. La figura di Fortunata che il nostro autore ha tracciato non è una figura vincolante al romanzo, ma è una figura bellissima. Non può non essere sottolineato anche il fatto che lui descrive un altro paese, Savelli, arroccato proprio su una montagna, non si può raggiungere che con una mulattiera, con un tratturo, quindi anche difficoltà, e proprio ci ricorda i nostri paesi dell'entroterra. Cosa vuol dire degli scrittori calabresi e di dire di questo scrittore, che io ho avuto anche modo di conoscere attraverso una prefazione l'altra sera che lui ha scritto per una nostra carissima amica, la scrittrice Daniela Rabbia, che abbiamo già avuto l'occasione di conoscere più volte. Io a Daniela ho detto una cosa che ripeterò questa sera. Me la sono anche appuntata, perché altrimenti io ormai la memoria ad una certa età comincia a fare cilecca. Chi nasce in Calabria viene partorito due volte. La prima dalla madre che ti nutre, che ti dà la vita, che ti segue. La seconda dalla terra. Perché chi è calabrese, leggo adesso, perché la Calabria non è... Allora, partorire dalla terra, giusto. La Calabria non è un luogo semplice in cui vivere. Essere calabrese significa non vivere in Calabria, ma cercare l'odore delle zagare, riconoscere l'odore dei gessolini, saper distinguere un bergamotto da un arancio. E vivere qui è accarezzare la salsedine, cercare il colore del mare, cercare combattere con il vento dello scirocco. Vivere in Calabria non è semplice, ma non ne puoi fare a meno. Quindi chi va, torna. E torna, e se non lo fa, lo scrive, come lo fanno i nostri scrittori. Proprio per questo motivo, la letteratura calabrese, la letteratura locale, non deve essere ghettizzata, ma deve essere portata avanti, deve sconfinare e essere veramente all'altezza di essere riconosciuta come letteratura ufficiale, come letteratura nazionale. Complimenti al nostro scrittore, complimenti a tutti. Grazie Simona.
Allora, prima di concludere, se c'è qualche altro intervento, però io mi vorrei soffermare solo sul primo capoverso del capitolo 16. Tra l'altro, una cosa che non abbiamo ancora detto, ma a un certo punto Olimpio cita Siderno. E viva Dio! Cioè, è stata una bella sorpresa quello di vedere citarsi Siderno in questo romanzo. Però, naturalmente, parla di Cacuri. E io, quello che ho rilevato io nella mia modestissima recensione scritta sempre in tempi del lockdown, è che alla fine, dopo aver letto questo libro, siamo tutti di Cacuri. Ora non so manco come si chiamino gli abitanti di Cacuri, Cacuresi. Un po' Cacurese d'adozione sono pure io. Cacuri era un paese da annusare a nasche allargate. Camminare per le sue vinelle voleva dire avere il fiatone e affannarsi, divorando l'aria a grosse boccate, con il corpo spalancato, per riuscire ad acchiappare le ventate provenienti dal mare o dalla sila. Lo Ioni da una parte, la sua dedizione per la luce, con l'anima odorosa, intenta a riposare e osservare, dall'altra, l'altopiano, tanto sereno da far venire in mente il prodigio, la forza della resistenza al progresso che stava infettando pianure e litorali. Sembra quasi Olimpio un elogio alla decrescita felice, questo qua. Tu parlavi di Siderno, e parlare di Siderno per me è stata l'occasione per tornare indietro nel tempo. Racconto solo questo episodio. Prima di scrivere io ho fatto tante altre cose, fra cui suonavo in un gruppo musicale. Qui sono venuto a comprare il primo mio pianoforte elettrico. Si chiamava il negozio? Tedesco. E quindi ricordo questo viaggio lunghissimo, un altro ricordo che diventa necessariamente letteratura. Quella pagina che tu hai letto è quello che io vedo a Cacuri. Cacuri vista mezz'ora dal mare e mezz'ora dall'asila. E il mare è apertura, l'asila è paura, perché nei racconti che io ascoltavo dai miei nonni c'era questa storia dei lupi e del loro cammino che facevano per andare a raccogliere la legna in sila. Inevitabilmente queste cose ritornano e diventano letteratura. E per descrivere la magia della letteratura, e adesso no, vediamo se lo trovo qui in amori regalati, ma c'è una parte in cui dovevo descrivere delle cose, però come mi succede spesso a Cacuri, interrompo la scrittura, perché molte volte devo tornare nella mia piazza e devo ascoltare qualcosa, devo annusare alcune cose. E allora era Natale, dicembre, il periodo natalizio, quindi apro questa mia porta e mi vedo questo paesaggio di questa vallata che è veramente molto bella, che arriva fino a Crotone, gli uliveti, il corso del fiume Neto, e io ho aperto questa porta e subito ho guardato, ho chiuso e sono ritornato a scrivere, e ho scritto queste 5 righe che magari non dicono nulla, ma per me sono state così importanti, perché mi hanno fatto capire che veramente la letteratura è magia. Perché poi vi dico cosa è successo. Il cielo è grigio a Cacuri, così straordinariamente compatto da sembrare un mantello, nessun'altra sfumatura a farsi largo verso la marina o a squarciare striata il lembo di orizzonte che da Belvedere passa per Santa Severina e arriva a Rocca Bernarda, e non si vede cosa c'è dopo, con la cappa che forse si stende dove l'occhio non riesce ad arrivare. I colori sono dappertutto ferrigni e annunciano una nottata di neve. E la nottata di neve è arrivata. E a me piace... No, profetica, a me piace come dire, pensare a queste cose che quando come dire, le proprie passioni, il proprio amore diventa una verità, secondo me tu hai la capacità di condizionare anche quello che c'è fuori. E
Non si può fare nulla nella vita se non c'è la passione. Non si può fare nulla se non si crede in quello che si fa. Ritornando a quello che ho detto prima, io ho fatto tante cose, eppure non sono mai riuscito ad emergere in nulla. Poi a un certo punto è arrivata questa cosa della scrittura, alla quale neanche io credevo. Però poi mi sono reso conto, da questi piccoli segnali, che la letteratura era veramente, veramente importante. Lo vedo in tutte le cose, nel rapporto con le persone che amo, nel rapporto con i miei studenti che leggono adesso i miei libri, quindi mi vedono in un altro modo, sotto un'altra ottica. Cioè, la letteratura veramente mi ha aperto un mondo, e come dicevo prima mi ha fatto conoscere delle persone veramente, veramente interessanti, veramente eccezionali. E poi mi ha fatto scoprire veramente anche dei luoghi che io vedevo in maniera diversa. E io racconto degli episodi, e per me i luoghi parlano. E siccome casa mia si trova fra la Caccuri vecchia e la Caccuri nuova, quando devo ritornare a casa io attraverso tutto il centro storico, e quando lo attraverso di notte io sento, non mi sento da solo, mi sento qualcuno che è dietro le mie spalle, che quasi mi accompagna. E inizialmente questa cosa mi metteva quasi paura, quasi ansia. Ultimamente sta diventando una compagnia, sta diventando quasi, come dire, un voler riascoltare quelle voci, un desiderio di riascoltare quelle voci. E veramente i luoghi mi parlano. Quando torno a Bergamo alle 3 di notte, 4 di notte, lì veramente mi può succedere qualcosa, ma sono così tranquillo perché i luoghi non mi dicono, bellissimi, ma non mi dicono assolutamente nulla. Cioè, dentro di me non hanno una storia, non hanno un'anima, non hanno, come dire, dei legami col mio essere. Ci sono anche degli alberi che a Caccuri diventano fondamentali, anche delle pietre, anche delle... una panchina. Se tu mi togli una panchina in piazza, per me è una cosa gravissima. Lo hanno fatto a Caccuri gli amministratori, e per me era, come dire, deturpare veramente un paese, una memoria, un ricordo. Potremmo parlare. Io certe volte quando racconto queste cose ho il timore di non essere compreso, perché sono delle... Invece stasera posso dire una cosa? Io ho ascoltato tante volte Olimpio. Tu stasera sei felice? Non lo so, forse è stata la chiusura, però vedo un Olimpio Tralico diverso stasera rispetto all'ultima presentazione. Quella di Soverano. Sì, cioè, forse la platea così attenta. Cioè, oppure sono i mesi passati. Perché poi a un certo punto ti rendi conto che, rimanendo chiusi in casa per 3 mesi e avendo passato quello che è successo e anche aspetti diversi della vita, poi questo è un momento straordinario. E lui sta cercando, e lo noto perché lo faccio pure io, lo facciamo tutti, chi scrive, di far emergere le emozioni. Ma ti assicuro che non c'è bisogno di parlare, perché si vede dagli occhi la grande felicità che c'è nell'esporre quello che c'è dentro il romanzo. No, era in realtà hai colto un aspetto, ma non era legato al Covid, alla cosa. Era solo un momento della mia vita particolare. E noi, io dico, non so se capita anche a voi, queste cose le avvertiamo, io le avverto. E divento molto, molto lunatico, ecco perché in quei momenti io non scrivo assolutamente nulla, perché la scrittura ne risente. Io devo essere, tra virgolette, felice per poter scrivere. Se sono turbato da altre cose non riesco. Io ricordo con molto piacere la tua intervista in televisione, perché era un altro periodo della mia vita in cui ero molto più, come dire, desideroso di stabilire dei contatti, di farmi conoscere, di avere un rapporto diverso con la gente, perché quello che dicevo prima, bisogna essere veramente sempre
quello che si è, non bisogna raccontare delle cose che non sono assolutamente vere. Io non parlavamo dello strega prima, no? Io non, sì, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale, figurati, sì. Però non è la mia cosa fondamentale, non è, io, credetemi, quando esce il mio libro, io ho sempre, adesso che ne so, qualcuno di voi comprerà il libro, e io ritorno a casa sapendo che per due sere terrò compagnia ad uno di voi. Per me è una cosa molto bella. E io i miei primi quattro romanzi, nei miei quattro, ho fatto la presentazione a Caccuri, sempre a Caccuri, la prima deve essere necessariamente. Invece quest'anno l'ho fatta a Bergamo, e c'era, ripeto, un teatro pieno, vendute tantissime copie, e io già la sera avvertivo l'emozione di essere letto. Quella è la cosa più bella. Poi il successo, i soldi mi interessano relativamente, mi interessa l'amicizia con voi, con Domenico, sono delle cose che a me piacciono molto. Il successo, sì, per carità, potrebbe farmi piacere, ci mancherebbe, però non è la cosa fondamentale. Quando io leggo, ormai Facebook è diventato la fonte di informazione, e leggo l'orgoglio caccurese, a me questa cosa piace molto, e devo dire che quando scrivo io penso prima a loro e poi penso agli altri lettori, perché non me ne frega niente di quello che possono pensare gli altri. E io nei romanzi, a proposito del campanilismo, attacco sempre Cerenzia, perché la scrittura è occasione per attaccare Cerenzia, è stata sempre questa rivalità, allora li attacco sempre. E non me ne frega nulla se poi a Cerenzia non venderò neanche un libro. Mi capita di fare questo e di vedere la letteratura in questo modo. E sapere che mio padre a 85 anni se ne andava giù in garage con il problema di salute di mia mamma e leggeva il libro. Cioè, queste sono le soddisfazioni che mi piacciono e che mi gratificano. Il fatto che alcuni paesani si ritrovano nel libro e in realtà non ci sono, altri che ci sono e non si ritrovano, altri che vorrebbero esserci, che mi fermano e me lo dicono. Queste cose a me piacciono. Se poi arriva lo strega, o arriva il premio Siderno, o arriva il premio La Cava, no, La Cava è già un premio importante, che può fare piacere, può fare, abbiamo Siderno, può fare piacere, ma sentire la relazione che ha fatto, ecco, queste cose a me piacciono e mi gratificano, perché poi oggi ho impiegato 3 ore per venire. Ho impiegato 3 ore per avere un incontro, per avere come dire, la sensazione di coinvolgere qualcuno in un mondo, nel mio mondo. E questa forse è una forma di egoismo, una forma di narcisismo, no? Però a me questa cosa piace. Sapere che si parla di Caccuri, sperduto, no? Che non conosce, in una città come Siderno, è una cosa molto, ma più che soddisfazione, un'emozione, diventa emozione. E io vivo per queste cose. Allora, io ti strappo due appuntamenti prima di finire. Il primo è il premio Caccuri, accompagnerò Giuseppe Gervasi, perché so che è attenzionato, come si suol dire, per il premio Caccuri. E la seconda, noi ci rivediamo qua quando uscirà il secondo episodio della trilogia di Caccuri. Volentieri. È un invito. È un impegno solenne quello che assumi. E tu sai benissimo che io sono ritornato a Siderno perché mi ha molto colpito il tuo entusiasmo. Nonostante l'esperienza che abbiamo avuto l'anno scorso, no, che è stata, come dire, dettata da circostanze particolari, no? Però io ho avvertito questo tuo desiderio di
volermi qui. E io dico, a Siderno devo andare 3 ore di macchina, adesso riparto, e altre 3 ore, ma non mi pesa assolutamente. E comprate il libro solo per la benzina. L'appuntamento con Rosario Rocca invece è per giovedì, con il tempo del mandorlo, ma ci manterremo sempre nella grande letteratura calabrese. E niente, Presidente, domani. Il saluto conclusivo domani. E l'appuntamento domani sera, naturalmente per la seconda serata. Allora, l'avete già capito, siamo già nella seconda serata, da quello che ha descritto. Domani noi sperimentiamo la nostra regione. La sperimentiamo attraverso il cammino basiliano. Partiamo idealmente dall'ultimo paese della Calabria, e cioè Rocca Imperiale, per arrivare dopo 950 chilometri a Reggio. Perché facciamo questo viaggio? Diceva qualcuno, conosci te stesso. Per conoscere noi stessi dobbiamo conoscere la nostra terra, le nostre radici. E questo viaggio è già iniziato questa sera con Caccuri, domani proseguirà. E volevo, diciamo, qualcuno quando sono arrivato in ritardo mi ha fermato fuori, dice, quanto prende di gettone lo scrittore di questa sera? Dico, quanto ne prenderà quello di domani sera e quanto ne prenderà l'altro che seguirà dopo e quanto il piacere di stare insieme. Questo è il regalo che possiamo fare a noi stessi e a chi viene a 7 libri per 7 sere. Quindi concludiamo questa serata e ci vediamo domani.